E eccomi questa volta puntualissima, letture di marzo. Marzo è stato davvero allettante. A questo giro è toccato un bellissimo saggio e lo consiglio a tutti perché cambierà il vostro modo di concepire la vita, non sto scherzando. L'ozio come stile di vita di Tom Hodgkinson. Essendo un saggio è difficile riassumerlo. Come potete capire dal titolo, il tema principale è l'ozio. Sì, inteso anche come il dolce far nulla, ma quel dolce far nulla che ti porta a pensare, a inventare, a creare, quindi pericoloso per la società. Si inizia a leggere questo saggio con un certo divertimento perché si dice ok, oziare è bello, ma se tutti oziano, chi fa? Chi produce? Man mano che si legge, l'autore ci dà le soluzioni convincenti al 100% perché chiudi il libro e dici ok, adesso della mia vita cosa devo fare? Questa vita fa schifo come la stiamo vivendo noi. Lo stile di vita che si conduce, imposto dal capitalista padrone, è uguale per tutti, quindi siamo liberi davvero zero. Parla di lavoro, quindi demonizza l'industrializzazione, il capitalismo. A pagina 31 cita l'autore di What's Wrong with the World del 1910 con queste parole: i ricchi buttarono letteralmente i poveri fuori dalla vecchia locanda e li misero sulla strada, informandoli in tono sbrigativo che era la strada del progresso. Li costrinsero letteralmente a entrare nelle fabbriche nella moderna schiavitù del salario, assicurandoli di continuo che quella era la sola via per raggiungere il benessere e la civiltà. Rivoluzione. Sta parlando Russell, autore di Elogio dell'ozio, fa l'esempio della fabbrica di Spilli. In questa fabbrica gli operai lavorano 8 ore al giorno e ne producono in quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno mondiale. Poi si verifica un progresso tecnologico e qui cita Russell. Ed ecco che qualcuno inventa una macchina grazie alla quale lo stesso numero di persone, nello stesso numero di ore, può produrre una quantità doppia di spilli. E il loro prezzo è già così basso che non si può ridurlo di più. Seguendo un ragionamento sensato, basterebbe portare a 4 le ore lavorative nella fabbricazione degli spilli e tutto andrebbe avanti come prima. Ma oggigiorno una proposta del genere sarebbe giudicata immorale. Gli operai continuano a lavorare 8 ore, si producono troppi spilli, molte fabbriche falliscono e metà degli uomini che lavorano in questo ramo si trovano disoccupati. Rivoluzione. Renderci conto che ci vogliono macchine, ma in realtà non siamo macchine, siamo umani. Altro libro, Soffocare di Chuck Palahniuk. L'autore l'avevo già apprezzato in Gangbang. E ha un linguaggio, diciamo, non per tutti, nel senso, un linguaggio così crudo, violento, che può dar fastidio effettivamente. Non a tutti, perché a me piace molto. Chuck Palahniuk è un folle, è un pazzo. Ha un modo così crudo e violento di descrivere i sentimenti, i rapporti umani, quasi a ribrezzo per quello che sta dicendo. Nell'incipit del romanzo, l'autore ci suggerisce di non incominciare a leggere questo libro, perché il protagonista è un balordo, il peggior uomo che possiamo incontrare. Stai per metterti a leggere, evita. L'autore, così, con questa spocchia, si meriterebbe lettori che abbandonano la lettura, perché questa è la prima frase, ma in realtà continua per una pagina e mezza a dire di non leggere questo romanzo, però sa benissimo che varrà il gioco inverso, più dici di non leggerlo, più il lettore è curioso. Allora, il protagonista è un sesso dipendente, è un quasi medico, abbandona l'università, è orfano di padre, la madre è italiana, un personaggio che è analizzato con spessore è la madre, malata di Alzheimer, si trova in questa casa di cura che richiede molti soldi. Il protagonista non è ricco, si mantiene lavorando e così ingegna un meccanismo che gli fa guadagnare soldi senza in qualche modo dover faticare, ovvero ogni giorno va in un ristorante diverso, ordina e a metà cena fa finta di soffocare. Qualcuno verrà in suo soccorso, lo aiuterà, lui metterà in scena una tragedia, lo tratterà come se fosse il suo padre, la persona che l'ha salvato, l'ha fatto quindi rinascere, e ci dice come è possibile che questa persona
ogni anno, insieme ad un biglietto in cui chiede come procede la sua vita, invierà del denaro. E così può mantenere la madre. La madre è il personaggio che più mi è piaciuto. Insegna la sua visione del mondo al figlio. E ovviamente è una visione del mondo distorta. Il rapporto con la madre, da metà romanzo in poi fino alla fine, è un rapporto sempre più malato, dopo che la presunta dottoressa della madre rivela chi potrebbe essere suo padre. Non ve lo dico perché altrimenti vi rovino tutto il libro. Dico solo che sono rivelazioni molto divine. Breve o racconto lungo, La peste scarlatta di Jack London. Mi avvicino per la prima volta a Jack London e dico subito: voglio approfondire perché mi è piaciuto. Vabbè, dire ogni volta dire mi è piaciuto moltissimo. Vabbè, è brutto anche da dire, però è così. Come disse Jane Austen, i libri belli sono sempre troppo corti. Però questo effettivamente è stracorto. È stato pubblicato nel 1912, siamo in un mondo post-apocalittico, Jack London senz'altro è uno dei precursori di questo genere che ebbe poi molto successo, siamo davanti alla fine del genere umano, ad eccezione di poche decine di persone, la fine di tutto è stata datata 2013, a causa di una peste scarlatta. La storia della peste viene raccontata da un vecchio, uno dei pochi superstiti, che davanti ad un gruppetto di ragazzi conta la fine dei giorni umani. La fine è cruda per il fatto che ci fa intendere come il male sia insito nell'uomo. Ecco, vorrei leggere. Il vecchio scosse tristemente il capo e disse: «La polvere da sparo permetterà agli uomini di uccidere milioni di uomini, e solo a questo prezzo, con il fuoco e con il sangue, si svilupperà un giorno ancora lontanissimo una nuova civiltà». Purtroppo è la ruota che gira, è la storia ciclica, se così vogliamo dire, di cui parlava Nietzsche. Però Jack London, nella sua visione, non aveva pensato internet. Non possiamo fare una colpa a Jack London, però si sarebbe scritto un altro libro. Ma detto questo, non si può dire che Jack London non sia stato un visionario. Un saggio questa volta, Libertà, quando si è davvero liberi, a cura di Maurizio Ferraris. Questo saggio lo cito soltanto come mia lettura di marzo, farne un riassunto, parlarne sarebbe troppo complicato perché dovrei fare un video di 24 ore oppure parlare faccia a faccia per 3 giorni. Si affronta brevemente e a pezzi il tema della libertà attraverso la storia della letteratura e della filosofia. È un saggio comunque sia difficile nel linguaggio e nella comprensione se non si ha una base filosofica, perché si citano autori o stralci dei loro discorsi senza dare riferimenti all'autore, alla sua corrente di pensiero o darne i cenni storici. In 3 brevissime parole si tenta di definire il concetto di libertà suddivisa in 3 campi: libertà delle azioni, delle scelte e della volontà. È un bel saggio che, prima di tutto, ci dà l'opportunità di pensare e non è cosa secondaria.